Ciao a tutti miei cari iscritti, eccoci qua in un nuovo video. Nel video scorso abbiamo eseguito un pozzetto dove abbiamo creato una diramazione per il cortile e un'altra che dovrà andare nella casa. Quindi prepareremo uno scavo di circa 40-50 cm e ci collegheremo con un tubo di polietilene. Quindi posizioniamo un raccordo, dopodiché entreremo in questo foro dove intercetteremo il tubo che porta alla linea principale del bagno. Stringiamo questo raccordo, ci attacchiamo con polietilene. Dobbiamo arrivare qua. Qua spacchiamo. Dietro c'è il tubo che serve. Questo non serve già più a niente. La cosa importante è mettere una guaina di protezione che proteggerà questo tubo dalla terra che è in un continuo assestamento. Se in futuro qualcuno farà uno scavo, la prima cosa che troveranno, o può darsi faranno qualche danno, sarà la protezione ma non il tubo stesso. Quindi procediamo con la legatura. Abbiamo fissato questo tubo con dei paletti conficcati nella terra. È importantissimo svasare questo tubo, fare la svasatura, affinché non danneggi la guarnizione che c'è all'interno. Perché quando si esegue il taglio, il netto rimane rigoloso. Ora lo fissiamo con quello che abbiamo. Vi ricordo che è un tubo provvisorio che lo useremo per un bagno che abbiamo trovato in questa cascina. Quindi questo foro dove abbiamo visto all'esterno porta direttamente questa linea qua. Facciamo il filetto con una filiera a mano, lubrifichiamo ed quello qua è il nostro filetto. È un tubo da 3/8, facciamo la guarnizione, aumentiamo il diametro da 3/8 e mezzo e usiamo un raccordo di passaggio a filetto a multistrato a stringere. Facciamo la canapa, mettiamo la pasta. Aggiungiamo forte, ma non esageratamente, e stendiamo questo tratto di tubo multistrato. Ultimo pezzo ho usato quello che avevo, perché mi è rimasto quel tubo di polietilene e avevo anche questo qua di multistrato. Stringiamo bene e ci colleghiamo al nostro tubo di polietilene. Tagliamo, facciamo la sbavatura interna. Anche questo è molto importante, dato che sull'anima del nostro raccordo ci sono due o-ring che sono molto delicati e si possono tagliare. Aggiungiamo anche qui bene, ma non troppo forte, con una chiave. Ecco qua il nostro bagno funzionante e perfetto per utilizzo, così quando facciamo i lavori abbiamo il nostro bagno personale. Grazie a tutti e la vostra attenzione.